Buongiorno, sono e sono praticamente una paziente oncologica. Mi è capitato per ben 2 volte di seguito di non dover fare la PET. La prima volta sono stata avvisata il giorno prima, la seconda volta molto più grave, praticamente si è rotto il macchinario mentre ero sotto, quindi avevo già fatto le iniezioni e la flebo. Presidente, noi abbiamo raccolto, insomma, la denuncia forte di questa paziente oncologica. Non è l'unica, insomma, che ha avuto delle difficoltà per fare una PET, che per un paziente oncologico è un esame importantissimo. Insomma, il calcete può far sentire la sua voce in questa città? Dunque, noi l'abbiamo già anche, diciamo, già fatta sentire la nostra voce, perché questa PET ormai si dilunga un po' da troppo. Io nel 2017, alla fine, avevo fatto una sollecitazione alla direzione generale che in quel momento si è dimostrata, insomma, ha preso subito la palla al balzo, ha mosso tutto, fatto sta che però al 2019 di fatto non ha mosso niente. E qualche tempo fa, poi anche il Comune ha fatto una nota, un comunicato, io ho mandato una lettera all'ESTAR, alla direzione generale e al Comune di Arezzo, proprio denunciando questa cosa, che non possono passare 2 anni e qualche mese e chiedere a che punto è questo bando, e ancora nessuno ti sa dire se è chiuso, quando verrà chiuso. Questa è la PET che gli aretini hanno donato nel 2005. Bisogna anche dire che se non la regalava non regalavano gli aretini, forse non c'era neanche questa PET. Quello che non si può, diciamo, sopportare è che non si può stare 2 anni per preparare un bando, bisogna riuscire a capire in questi 2 anni cosa hanno fatto.